Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un buongiorno non basta. Giornata molto piovosa. Aspettate, non si vede. Comunque non si vede. E sta per arrivare il tecnico della Telecom, Tim, perché ormai si chiama così. Speriamo in bene. In teoria, questo video serve per mostrarvi cosa succede oggi. E soprattutto la mia esperienza sul cambio tra Wind e Telecom. È stata un'epopea, ci abbiamo messo quasi un mese e speriamo che con oggi si risolva tutto. Sto parlando a bassa voce perché di là c'è mia madre e mio fratello che dorme. Quindi ci vediamo dopo. Non so cosa serva questa, ma il tecnico è arrivato e sta mettendo mano alla cabinet all'armadio che sta in mezzo alla strada. Ok, non si capirà quasi niente di questo video perché devo poi montarlo per bene, dargli un po' di senso narrativo. Comunque sono sceso, sono andato a comprare il cavo del telefono perché l'operaio, il tecnico, non ci ha messo veramente niente a fare quello che doveva fare, cioè staccarmi dalla cabina che sta lì e attaccarmi di nuovo alla TIM e installare in pratica il modem, cosa che ha fatto da sé perché si autoinstalla e si autoaggiorna, quindi in sostanza è stato veloce. Sono io che ora ho aperto tutte le cassette di casa e le canaline interne al muro e dovrò fare il passaggio di vari e tanti cavi e quindi è un po' una noia questo. Qui a Napoli è San Gennaro. E quindi molti se la pigliano di festa, anche se in realtà non è più un giorno di festa, non è più un non lavorativo. Però io dovevo registrare il nuovo video di recenso, non lo posso fare perché ho questo casino in casa. Andiamo a risolvere. Ancora lì su, qui c'è il cavo che mi sto tirando. Poi ho aperto qui in bagno, ho tolto il computer dell'ingresso, mi sono tirato i fili di qui. Sono arrivato qua. Ora da qua devo farlo rientrare. Esce qui su e da lì esce fuori casa. Dove sta? Eccolo qua. Ho appena collegato casa. Questo è il cavo vecchio che arrotolo semplicemente così. Olè. Ed è fatta. Ora devo chiudere tutte le cassette. Finalmente ci risiamo, sono le, non si sa perché ho dovuto staccare la corrente, sono le 3:30, l'operaio è venuto alle 8:30. Recap di tutto quello che è successo e del perché ho cambiato la linea. Come per ogni video, preciso, la TIM non mi paga né devo fare un dispetto alla Wind. Quello che è successo semplicemente è questo. Anni e anni fa, siccome si pagava il canone della Telecom, mio padre si era scocciato di dover pagare, oltre alla bolletta normale dei consumi, anche quello che era il canone, perché la Telecom era il monopolio delle comunicazioni. Cambiò e passò, mi sembra, prima a Tele2 e poi a Wind, Infostrada all'epoca. Sono passati di sicuro più di 12 anni, molto più di 12 anni. Io, se non erro, stavo in prima superiore, quindi di sicuro sono passati più di 12 anni. E avevamo l'offerta Wind Infostrada Unlimited, cioè pagavamo 40 euro al mese. La Wind è solita mandarci a noi, poi non so agli altri, una bolletta ogni 2 mesi, quindi in pratica 80 euro ogni 2 mesi. Telefonate illimitate solo sui fissi. Qualche minuto verso i Wind e poi internet illimitato. Ovviamente la connessione era quella che era. Poi, visto che io ho avuto il portatile in quinta superiore e quindi avevamo anche un fisso, quello che sta nell'ingresso, non era quello, era un altro, ma comunque uno nell'ingresso c'era, non potevamo più stare con il modem piccolino normale, quelli che erano nati dopo il 56K. E allora ho comprato il D-Link, che era il nostro primo router, modem router, con una sola antenna e l'ho pagato 120 euro, vi sto parlando di un bel po' di anni fa.
Dopodiché, visto che c'è stato un temporale e questo palazzo non ha il parafulmini, si è bruciato e 5 anni fa abbiamo comprato il TP, no, il Digicom, doppia antenna che ci ha dato i suoi servigi fino a poco fa. Vi parlo di un singola antenna e doppia antenna perché io di modem ne capisco una mazza. Quindi, molto semplicemente, vi faccio il serioso parlandovi di queste cose qua di cui non so niente. Comunque sia, dopo un po' mi sono accorto che la Wind stava mettendo la fibra. Diceva la fibra qua, la fibra là. Ho detto, vabbè, ma è inutile, noi paghiamo così poco internet, tanto quanto va, dovevo ancora iniziare a fare i video su YouTube, quindi sto parlando di più di 6 anni fa. È inutile, non ci stanno problemi. Tanto la Wind dice che fino al 2022 ci telefoneranno, ci manderanno la pubblicità a casa con la bolletta. E vedremo. Poi ho scoperto poco fa, veramente prima dell'estate, che noi non pagavamo più 80 euro ogni 2 mesi, ma addiziona una bolletta qui, metti conto che mia madre fa 2 giorni di ritardo e quindi ci sta la penale, metti in vista, se ho capito bene come si chiama, per vedere i numeri, anche se non è vero perché io li ho sempre visti i numeri di telefono, anche senza in vista, perché il telefono me lo consentiva. Metti l'elenco perché per capire, telefonavamo e facevamo sbagli. Siamo arrivati a quasi ai 100 euro. E per 100 euro una connessione del cavolo, come vedrete qui, non arriva neanche a 1 mega in upload e in download quello che è. Allora mi sembra di essere preso per i fondelli. Visto che ho notato che la Wind non aveva delle offerte che mi interessassero, che mi piacessero. Ho girato i tacchi e ho detto: ah, ma ci sta questa pubblicità della TIM, vado a vedere. Questo vi sto parlando del periodo in cui io mi tolsi la macchinetta e mi andai a fare le impronte per il byte, tradotto il giorno dopo che purtroppo Pasquale è morto. Quindi, trovandomi al Vomero, andai a chiedere informazioni al centro TIM che c'è al Vomero, che è informatissimo, mi aveva spiegato un po' di cose, ma noi purtroppo, tra il cane che stava poco bene e Pasquale che non c'era più, e quindi mi sono sentito un poco quello che è, lo sapete perché io li registravo, allora abbiamo perso l'opportunità. Questa volta però, sapendo che pagavamo troppo, ho deciso di cambiare. Ho trovato questa offerta della TIM che si chiama TIM Smart Casa e sostanzialmente puoi telefonare a chi vuoi. Qualunque sia il gestore, puoi telefonare sui fissi mobili, puoi telefonare in tutta Italia, non c'è scatto la risposta. La velocità era quella vera, non quella che mi arrivava semplicemente dimezzata dalla Wind, perché anche se la cabina stava qua, io non mi poggiavo più a quello che ho capito alla cabina, ma direttamente alla centrale, quindi era lontana e allora si andava perdendo il segnale. Tutte queste cose mi hanno fatto credere che questa offerta della TIM andasse bene. Mia madre, contentissima di aver trovato una soluzione che la faceva pagare e risparmiare, perché questa, se non sbaglio, è 29 euro al mese per un anno, ogni 28 giorni in realtà, e non tocco ancora la polemica sui 28 giorni, ma visto che c'era la possibilità appunto di pagare 29 euro, mi sembra per un anno o due, e poi arrivare a 39, che in realtà è quello che avremmo dovuto pagare sempre con la Wind, allora abbiamo deciso di applicarla. Però, essendo agosto, siccome questa offerta scadeva a fine agosto, non sono voluto andare in giro per i negozi a chiedere l'attivazione, l'ho fatta al computer. Prima di fare l'attivazione al computer, essendo il periodo di Ferragosto, subito dopo Ferragosto ho iniziato a fare delle telefonate alla TIM per vedere un poco di capirci qualcosa, tra intoppi e altro, è meglio. Perché poi il sito della TIM, ve lo raccomando, è orrendo, non si capisce niente, è molto di facciata, il che va a vantaggio loro perché le persone si emozionano nel vedere un sito bello pulito, almeno come immagini, come impaginazione, ma poi di informazioni è di difficile reperibilità. Allora, scovando tutte le postille, gli asterischi, i prendinota e tutte queste cose qua, telefonando ai call center mi sono accorto che era adatta a noi come offerta e il 28 agosto tramite internet ho fatto la richiesta di rientro in TIM per l'attivazione di questa offerta. Subito dopo, parliamo dei primi, proprio primi 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 di settembre, ci telefona la Wind dicendo:
anche con tono molto minaccioso, e non solo il tono, ma proprio come se fosse una minaccia, anche perché poi telefonano a mia madre, io non ho potuto mettermi in mezzo. Telefonano dicendo: signora, lei lo sa che dovrà pagare anche la migrazione? Partiamo da questo presupposto, anzi da questo punto, la migrazione. Per fare la migrazione tra una linea di un gestore e un'altra, hai bisogno del codice di migrazione. Il nostro codice di migrazione finiva con una lettera sbagliata. Prendi tutte le bollette, vedi se c'è un errore di stampa, di trascrizione, di battitura, tutte le bollette uguali. Telefono alla Wind, la Wind mi dà lo stesso codice. Che succede allora? Ci offrono di rimanere in Wind, se ne è scesa la sedia. Ci offrono di rimanere in Wind per pagare di meno. Mi offrono, scatto la risposta, solo 300 minuti di telefonate, niente internet. Ma stiamo scherzando? Io pago per avere internet e chiamate illimitate, tu mi togli tutto questo per pagare di meno. E questo significa trattare un cliente che da anni vi paga. Non andiamo proprio d'accordo. Allora, visto che è successo questo, io non volevo, proprio perché è successo questo, non volevo proprio più starci con la Wind. Mia madre si era anche innervosita e abbiamo trovato il modo, ho trovato il modo di capire qual è il vero codice di migrazione usando internet, conoscenza, la conoscenza e potere in questo caso. Perché che è successo? Ho scoperto che esiste un sito con il quale si può vedere e verificare che il codice sia corretto. Allora, visto che l'ultima lettera era sbagliata, ho iniziato a modificare partendo dalla A finché non ingarravo la lettera. Trovato il codice di migrazione giusto, ho fatto la richiesta per la modifica, per il passaggio a TIM. Quindi, che si possa fare o meno, se la Wind mi ha dato un codice di migrazione per tanti anni sbagliato, i cavoli sono i loro, perché io ho diritto a cambiare gestore quando voglio. Anche perché non ero legato a nessun contratto che mi diceva per un tot di anni devi rimanere con noi, anche perché sono passati più di 12-15 anni, quindi che legame in più dovevo avere con loro? Dicevo, hanno telefonato dicendo: lo sa che lei dovrà poi pagare la migrazione? Io mi sono un poco innervosito, mi sono andato a fare una bella ricerca su internet, come al solito, conoscenza e potere, e ho letto che esiste la legge Bersani, il cui aggiornamento al 2015 dice che solo nel caso in cui il cliente decide di ritirarsi da un contratto prima del tempo pattuito per rimanere in questo contratto, è chiamato a pagare una penale. Siccome appunto questi contratti hanno validità di 24 mesi, 2 anni, e siccome a me i 2 anni sono belli che passati, non possono pretendere nulla da me. Soprattutto perché io prima di fare il cambio alla TIM ho domandato: chiamate voi alla Wind per dire che stiamo disdicendo il contratto? Siete voi che dovete avvisare o devo mandare io una lettera alla Wind? No, no, signora, perché ormai mi confondono tutti con una signora a telefono, ma vabbè, questa cosa non l'ho mai capita. Signora, non si preoccupi, telefoniamo noi, ci pensiamo noi, spetta a noi fare questo. Quindi, se dovesse arrivarmi, io qui lo dico e qui urlo ad alta voce, se dovesse arrivarmi nell'ultima bolletta della Wind la voce che ricapitola anche i costi di migrazione, io mi incavolo. E mi incavolo pesantemente perché, secondo le leggi, io devo essere libero di modificare il mio piano tariffario e soprattutto anche il mio gestore. Quindi, superato questo scoglio che spero non si presenti proprio, abbiamo aspettato. Ma non è che uno aspetta tranquillamente. Una volta dato l'ok, non ti sono arrivate più comunicazioni dopo che la presa in carico è stata fatta, per cui tu non sai lo stato dell'avanzamento della richiesta, non sai che cosa succederà, non sai quando rimarrai senza internet, non sai quando ti staccheranno il telefono. Io, niente di meno, ho iniziato a registrare i video per recenso di corsa. Mi trovo con 5 giorni di anticipo su ogni pubblicazione, cosa che non è mai successa, perché non so quando mi staccavano la linea, non sapevo quando rimanevo senza né niente, con tutto che la legge Bersani dice che uno non può rimanere senza telefono e senza internet, e che quindi durante il passaggio da un'azienda all'altra comunque si rimarrà collegati e tutto il resto, semplicemente i costi saranno passati direttamente all'altra azienda. Questo non è successo e ogni giorno, anzi no ogni giorno, diciamo che almeno 2 o 3 volte a settimana stavo a telefono con un call center perché arrivavano notizie una più spaventosa dell'altra. Poi
Nel senso, spaventoso. Vi spiego. Una volta ci dissero che non potevamo avere la linea. Un'altra volta ci dissero, signora, come al solito, signora, qui passerete il 5 settembre e quindi da allora la Wind non vi pagherà più, non vi passerà più la linea né niente, perché poi arriverà il corriere che vi porterà l'ADSL, voi dovrete semplicemente attaccarlo alla linea e finisce lì. E poi la settimana scorsa, l'ultima telefonata, fantastica. Allora, signora, vi arriverà il tecnico a casa per la fibra. Ma io TIM Smart Casa l'ho preso perché era senza fibra, perché non volevo spendere 10 euro in più di attivazione della fibra, e poi perché quando avevo fatto le domande per attivare la nuova linea, mi era stato detto che la fibra, per una promozione sul territorio dove abito io, la fibra si otteneva solo se accompagnata con una SIM nuova. Siccome in casa siamo già tutti TIM con i cellulari, è inutile questa cosa, comprare una SIM nuova per la fibra. Ho detto vabbè, al massimo faremo un upgrade, come mi è stato detto dal call center, faremo un upgrade più in là, tanto non succede niente. Per ora terremo la DSL normale. Quando telefona questo e mi dice deve arrivare il tecnico per la fibra, io dico no, un momento, io non ho chiesto nessuna fibra. Nel foglio di riepilogo io ho chiesto la DSL e l'ho chiesto a 29, eccetera, eccetera. La signorina, allora fermo tutto, chiami il call center e veda di risolvere col call center. Telefono col call center. Io non ho niente contro gli stranieri e il ma che dico ora non è io non sono omofobo, ma io non sono razzista, ma. Però, se io ho un problema, voglio essere capito. Se tu mi passi un rumeno, un albanese, uno che non parla bene la lingua italiana, già qui in Italia nessuno la parla bene. Poi mi passi uno che non è neanche la sua lingua madre. Ma come pretendi che si risolva il problema? Allora, dopo tanti tentativi, io qui ho un elenco di codici di operatori di call center che non finisce più, tutti i call center che ho chiamato, e questo è solo quando ho attivato la linea, ho fatto la richiesta. Finalmente mi è arrivato, perché gli ultimi due che ho chiamato erano uno più intelligente dell'altro, devo dire la verità, oltre a educati, e guarda caso sono stati i maschi a essere più educati delle donne, bam. Mi ha spiegato semplicemente che siccome nella mia zona la fibra è arrivata, la TIM impone per sua scelta la fibra, perché non può far mettere una DSL normale in un posto nel quale è arrivata la fibra. Però questo, siccome è un'imposizione e una scelta aziendale, non lo fa pesare sulla bolletta del cliente, che in realtà ha scelto una cosa che è inferiore alla fibra, per cui al costo della DSL normale avremmo usufruito della fibra. Apriti cielo, meravigliato, non avremmo dovuto pagare niente in più. Ho detto cacchiarola subito. E infatti stamattina è arrivato il tecnico con i rumori che sentite sono i filtri che ho tolto. Con questo è uno dei tanti modem che vengono portati dalla TIM e montati dalla TIM. Non ne so niente di qualità, io ve lo faccio semplicemente vedere. È uno dei tanti modem che vengono portati qui. Semplicemente è sceso giù, per fortuna a neanche 15 metri noi abbiamo l'armadio, e ci ha fatto il collegamento direttamente. Ci ha consigliato anche, a differenza del call center, di fare una raccomandata, ma oggi da noi è San Gennaro, come vi ho detto prima, quindi stanno tutti chiusi. Le poste, onestamente, sono dovuto scendere per altri motivi e quindi non le ho neanche avvicinate, non mi sono neanche avvicinato, e poi non avevo i dati di mia madre per poter fare la raccomandata, perché appunto è sua la linea, e quindi non ho potuto fare nulla di tutto ciò. Ci penserò domani. Però, breve breve, come funziona una fibra? Perché una volta che l'hai installata, abbiamo inserito al modem, al router, abbiamo inserito, non so se è modem o router, ma ci siamo intesi. Abbiamo inserito la linea del telefono, che però non sarà, non funzionerà, non funziona più come telefono. E ora vi faccio un disegno per farvi capire come funziona e qual è la differenza tra un modem normale, quindi in connessione rame tramite telefono, e un modem in fibra a connessione tramite internet, e telefono passa per internet. Allora, capiamo come funziona. Di solito
abbiamo dalla centrale, le antenne della centrale, il segnale passa nei cavi e arriva nelle cabine che trovate sotto casa. Anzi, in realtà in queste cabine le trovate sparse per il quartiere, vicino ad alcuni palazzi. Da queste cabine il segnale viene trasmesso nelle scatole che sono dentro al vostro palazzo e da questa cabina, da questa scatola, passa nel vostro appartamento. Ok? Quindi questo è come funziona internet normale. Quello che invece è la fibra, quello che ha detto il mio tecnico, bypassa direttamente la centrale, la fibra arriva direttamente dalla cabina nella strada alla scatola in casa, nel palazzo e poi a casa propria. Per cui c'è meno perdita di segnale perché la fibra parte direttamente dalla cabina. Questo è come parte il segnale. Invece vediamo come funziona la cosa in una casa. La cosa in una casa. Abbiamo due modi, abbiamo detto la fibra e abbiamo il segnale ADSL normale. Allora, l'ADSL normale, una volta che è arrivato a casa il segnale, abbiamo la cassetta che normalmente c'è sopra la porta di casa, arriva il segnale dall'armadio giù al palazzo e entra in casa. Entrata in casa abbiamo la linea che entra che trovate direttamente alle prese, vicino alle prese elettriche. Da queste prese elettriche esce il telefono. Mio Dio, sto disegnando una schifezza, scusate, sono stanchissimo. Abbiamo la linea del telefono, fate conto che questa orrenda C è una cornetta del telefono, oppure ci sono le prese direttamente Ethernet che vanno quindi al computer o anche, visto che non tutte le linee sono aggiornate, dalla presa della corrente, quindi del telefono, abbiamo l'uscita del telefono con il plug, il filtro con l'uscita modem e l'uscita telefono. Per cui abbiamo un telefono e internet che è tradotto da questo filtro, è tradotto dal segnale telefonico. Con la fibra, invece, quando il segnale arriva nella scatoletta sopra la porta di casa e quindi entra in casa, da casa abbiamo come un sistema circolatorio sanguigno dove c'è il cuore che pompa sangue e che quindi porta il sangue in circolo e questo è il nostro sistema, cuore e rete interna, mettiamola così. La fibra quando arriva a casa non può arrivare direttamente al cuore e al sistema circolatorio. La fibra deve arrivare prima che al cuore, quindi alle cassette, ai dispositivi che sia telefono o computer, deve passare prima dal modem. Questo è il modem con le lucette, tutto il resto, le antennine, ok? Quando quindi la fibra arriva a casa, entra nel telefono, scusate, nel modem. E il modem traduce il segnale internet e lo fa passare in telefono. Per cui cosa succede? Io avevo, come tutti quanti voi, la rete telefonica che doveva essere tradotta in rete internet, dalla quale esce il telefono. Il telefono è come se fosse un servizio internet in questa nuova connessione. Prima invece internet era un servizio telefonico, perché il segnale internet veniva decodificato da quello telefonico. Qui invece è il contrario, è il servizio telefonico che viene decodificato da quello di internet. Tant'è che quando sei sotto fibra, se manca la corrente, sei panato e non vedi più niente e non puoi neanche più telefonare, perché è un sistema che passa da internet. Quindi, cosa succede? Noi abbiamo il nostro sistema circolatorio, il cuore ci passa direttamente il sangue, però noi ora non abbiamo più un cuore, quindi un modem che ci può passare internet così. Per alimentare il nostro sistema con tutte le periferiche che devono essere attaccate, dovevamo, come ho fatto io, comprare un altro filo telefonico, dopo che appunto quello me l'ha installato, io ho dovuto togliere tutto e rifare a modo mio perché purtroppo le pareti di casa schermano, quindi il modem non può stare vicino all'ingresso. Il nuovo cavo, io l'ho staccato, il cavo vecchio del telefono,
e quindi è come se avessi disattivato la linea, il mio circolo sanguigno. E il cuore, quindi, che sarebbe il modem, batte a vuoto. Con un cavo nuovo io ho immesso la linea, ho allungato uno dei cavi del telefono e l'ho connesso in uscita. Per cui qui ho reciso questo legame, perché non può entrare prima qui, deve passare prima esternamente. Viene decodificato il segnale internet in segnale VoIP, cioè telefonico, e rientrare in circolo e far funzionare tutto. Mi scuso per aver utilizzato un gergo da strada che non si capisce una mazza, e di sicuro per aver detto cose che probabilmente non sono proprio veritiere, ma parlando con il tecnico è quello che ho capito che succede. Ma così io riesco a capire cosa ho dovuto fare, perché per comprare questo cavo che è telefonico, che dalla cassetta fuori casa ho dovuto collegare al modem prima e poi dal modem far partire un cavo telefonico, questo è stato. Semplicemente il cavo che prima usciva dal modem, anzi, entrava nel modem per dargli la possibilità di darmi internet, ora è diventato il cavo che mi dà la linea del telefono, mentre quello nuovo mi dà la linea di internet. Molto semplice, forse così. Quindi, questa era semplicemente la mia esperienza sul passaggio da Wind a TIM. Vi ho detto, spero di non avere problemi dalla Wind, perché non ho intenzione veramente di passare i guai, di pagare per una cosa che la legge dice che il cliente, il consumatore, non deve essere responsabile. Questa è la prima parte, poi più in là vi farò vedere le prestazioni e tutto il resto, perché appunto anche se si setta da solo, io voglio aprire con il libretto delle istruzioni, voglio aprire i settaggi e capire come funziona, se c'è qualcosa da settare e tutto il resto, per capire come può andare la cosa e farò uscire eventualmente una seconda parte. Nel caso dovesse uscire questa seconda parte, la troverete già linkabile qui ai lati, giù nell'info box e alla fine di questo video qui. Se non la vedete, significa che ancora non è uscita. Sarà mia premura collegarla a questo video. Io vi ringrazio. Dovevo scrivere la puntata di recenso, ma non ci sono riuscito, perché sono dovuto appunto scendere a comprare un cavo che avete visto nella spiegazione di prima e a finire di montare tutto il casino che avete già visto. Quindi, visto che sono, non posso vedere, visto che sono le 4, vedo di accocchiare un poco di lavoro, al massimo mi metto già a montare questo video e noi ci vediamo la prossima volta. Al prossimo vlog, quando sarà, ancora non ho ben chiaro e deciso come svolgere il tutto, ma di sicuro ci vediamo sul canale di Recenso ogni venerdì alle 16. Iscrivetevi, 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 mi aiuta tanto se mettete un mi piace e condividete, se trovate che tutto ciò sia stato utile e interessante. Vi ripeto, nessuno mi ha pagato per fare questo, non sto facendo una guerra contro la Wind né un elogio alla team. Semplicemente sono servizi che io pago, voglio che funzionino bene e che soprattutto dopo tanti soldi che negli anni che ho dato, voglio essere trattato bene. Io vi ringrazio, ci vediamo, lunga vita e prosperità.